Ben amici della Salute World e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio presentare questa piccola lente di Aukey. Parliamo della PLVD02, una lente che è in grado di aprire il vostro grandangolo del vostro terminale a 238 gradi. Cosa intendo? Questa lente sostanzialmente vi permetterà di ricreare quell'effetto chiamato appunto grandangolo che trovate per esempio nelle action camera. Cosa vuol dire? Quell'effetto praticamente dove la lente vedete praticamente che ha più angolo, quindi prende molto più campo, molto più video e soprattutto dà quell'effetto un po' bombato ai lati. E questo è appunto è creato dalla lente grandangolare. Questa lente vi permetterà di ricreare questo effetto sui vostri smartphone. Io l'ho provata su OnePlus 2 e non funziona perché la cam è troppo centrata nello schermo, dopo lo vedremo al banco. L'ho provata con un iPad e funziona bene, l'ho provata con uno Xiaomi Mi 5 che è il mio cellulare che utilizzo adesso e sinceramente non sono riuscito a farla funzionare. Ma niente, non ci resta che andare al banco, provare con l'iPad dove sappiamo già essere funzionante. Sigla! Ok ragazzi, allora adesso vi faccio vedere un attimino il packaging di questa PLVD02 che vi ripeto una lente grandangolare. All'interno della confezione troverete una pochette che si può anche chiudere dove riporre la vostra lente in credo un tessuto, vabbè comunque un tessuto diciamo che non rovina la lente. All'interno poi troverete anche questo astuccino dove all'interno c'è un panno sempre di Aukey per pulire la lente, di quelli tipo che trovate negli occhiali per far sì che le lenti non si rovinino. Questa è la scatolina, l'ho già aperta perché è impossibile da aprire e all'interno c'è questa lente. Ve la faccio un attimo vedere più da vicino anche cosa c'è scritto, così potrete rendervi conto di quello che c'è all'interno della confezione. Questo è diciamo una graffetta che serve per fissarlo al cellulare. Dopo vedremo più da vicino e andremo a vedere anche come funziona. Questa si può sfilare e qui c'è il bulbettone, vedete, ve lo faccio vedere più da vicino, e poi questa diciamo zanca va a incastrarsi qui nella lente. Questa invece è la lente, vedete, è bombata chiaramente. Dai, andiamo a vedere un attimino come si comporta sull'iPad. Quindi questo è quello che sostanzialmente vedrete nel momento in cui appunto non avete montato la lente. Adesso andiamo a vedere con la lente quanto riusciamo a prendere di più di visuale. Eccoci qua invece con la lente grandangolare. Questo è quello che vedrete. Vedete la differenza? Mi sembra molto evidente. Praticamente prima prendeva poco e niente, arrivava praticamente solo fino alla finestra, adesso praticamente prendiamo anche tutta la parte della parete di sinistra e anche quella di destra. Allora, cosa ne penso di questa lente? Allora, sicuramente molto efficiente. Intanto vi faccio vedere un po' di foto che ho fatto con la grandangolare. Allora, a parte che l'iPhone non ha una definizione eccelsa, però devo dire che non perde particolarmente in definizione. L'unico problema che può avere questa lente è che bisogna tararla in maniera efficiente, perché è difficile, comunque abbastanza difficile da posizionare nel telefono. Vi faccio vedere come l'ho messa. Praticamente va tramite questa zanca che fa pressione nella parte frontale, scusate, qui tra l'altro c'è una gommettina quindi non rovinerete nulla, praticamente va applicata nella parte diciamo della cam. Io ripeto, ho fatto delle foto, vedete, a parte questa che è venuta malissimo, ho fatto diverse foto, vedete questa per esempio molto bella, ho fatto questa, vedete. Comunque la qualità c'è, a parte questo iPad che non ha una definizione eccessa, però vedete che comunque le foto ci sono, guardate come sono ben definite stando appunto a questo terminale. Guardate questa come è praticamente, questa è un effetto grandangolo proprio veramente proprio aggressivo. Guardate come è effetto grandangolo, si vede proprio tantissimo, vedete che qua è curvo, in realtà questo muro è praticamente dritto. Guardate anche questa, la mettiamo in landscape così vedete meglio. Vedete anche questa come è venuta bene.
E poi devo dire che soprattutto la qualità non ne risente. Dai, per questo brevissimo video vi ho spiegato un attimino come funziona questa lente di Aukey, la potete trovare su Amazon a circa 29 euro. Da Alessandro Cuore è tutto, io vi ringrazio e vi lascio al prossimo video. Ciao ciao!